Questo programma è offerto da addio al reddito di cittadinanza per 37.000 persone in Campania, di cui 21.000 a Napoli. Prime proteste contro la stretta del governo, centinaia di agenti a protezione delle sedi istituzionali. Sì, l'ho ucciso, gli ho fatto del male, non so dirvi perché. Le sole parole del ventenne custode reo confesso del delitto nel parcheggio al Vulcano Buono di Nola. A perdere la vita un 28enne di Acerra, l'aggressione per futili motivi. Dalla benzina alle vacanze ai voli, l'estate rovente dei prezzi che aumentano, tempi duri anche per chi resta a casa, la pasta costa il 6% in più rispetto allo scorso anno, frutta e verdura alle stelle per il maltempo. In Campania, tra prestazioni pubbliche e private in sanità, sproporzioni eclatanti, il governatore ce l'ha con alcuni manager da lui scelti, per mancati controlli, rinunce alle cure destinate ad aumentare. Pericolo di crollo a Pozzuoli, 20 famiglie sgomberate, il neocostituito comitato centro storico punta il dito contro l'amministrazione comunale. Intervenite subito, vi portiamo in tribunale. Lunghe file agli imbarchi per le isole, gruppi di stranieri e turisti italiani si mettono in coda per acquistare i biglietti. L'autorità portuale, per cercare di mitigare gli effetti del caldo e dell'afa, installa un erogatore automatico di acqua nebulizzata. Il caldo è torrido ma l'acqua è poca, c'è un piano di riattivazione per le fontane a Napoli già messo in campo dal comune d'ABC, eppure allo stato attuale delle cose funziona meno della metà delle fontanine e delle fontane napoletane. Nella zona rossa del centro storico di Napoli non si potranno aprire nuovi ristoranti e bar per i prossimi 3 anni, la mappa dell'area vincolata include quartieri spagnoli Chiaia e Vomero, napoletani divisi sulla scelta del comune. I prossimi passi per Bagnoli saranno l'avvio delle operazioni di bonifica per 2 maxi lotti aggiudicati e finanziati, lo ha specificato il sindaco Gaetano Manfredi, i lavori dovranno partire entro la fine del 2023 per completare le bonifiche a terra. Buon inizio di settimana, ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Prima TV. A Napoli 21.000 persone hanno dovuto rinunciare al reddito di cittadinanza. Stamattina un gruppo di ex percettori si è riunito per protestare contro la stretta del governo sul sussidio, centinaia di agenti a protezione delle sedi dell'INPS. Addio reddito di cittadinanza. La misura di sostegno sociale, introdotta nel gennaio 2019 per volontà del governo, oggi ha le ore contate e in tanti non accettano di buon grado questo cambiamento.
A Napoli, dopo le tensioni dei giorni scorsi, è andata in scena una protesta fuori la sede dell'INPS di Via De Gasperi. Una manifestazione organizzata e promossa dai vertici di Potere al Popolo, in concomitanza con la riapertura ad inizio settimana delle sedi dell'Istituto di Previdenza Sociale, dei servizi sociali e dei centri per l'impiego. Dopo l'assedio istintivo, sorto dopo che venerdì scorso oltre 21.000 napoletani avevano perso il diritto al sussidio via SMS, oggi la protesta è stata invece coesa e decisa. Ecco le voci di alcuni partenopei colpiti dalla decisione del governo. Da 700 euro che prendevo di cittadinanza, ora non lo prendo più, automaticamente lo so che fine faccio, che fine faremo tutte queste persone che hanno questo beneficio, che mettevano i piatti a tavola. Andavamo avanti con l'udienza, anche che gli aumenti che ci stanno, non lo so che fine faccio, non lo so, sto diciamo distrutto moralmente, fisicamente, tutte cose. Un euro un, chi non abbassa nessun un euro un? Cioè stiamo pazziando, io se ero il popolo napoletano che il 380 non mi chiedeva a pigliare, pigliatello tu, che tu mostri a villeggiare. E noi stiamo a soffrire qua, a mavere, come ci siamo a cervellà per fare spese. Io sto vedendo questo casino che è successo, della bella Meloni che si hanno falsati i vitalizi e hanno mandato in strada a queste povere persone, che il prossimo sarò io, sarà a dicembre credo, come dicono le cose. Sto iniziando ad andare in paura perché non so come pagare il pigione e non so più come andare avanti. In strada, assieme a chi ha perso il sussidio, il portavoce nazionale di Potere al Popolo, Giuliano Granato. Se da una parte 160.000 famiglie in tutta Italia non avranno diritto a nessuna fonte di reddito per agosto, ma anche su settembre rischia di slittare ulteriormente il termine, dall'altra parte il governo Meloni sta continuando a riempire di soldi chi di soldi non ne ha bisogno. 21 miliardi all'anno di incentivi alle imprese per le assunzioni, che sono sempre super precarie o sono di questi contratti qua, 5 euro all'ora, un contratto assolutamente regolare. Contratti di 2 mesi, contratti di 3 mesi, 4 miliardi per il credito d'imposta, si aumentano gli stipendi capogruppi alla Camera, 1.200 euro netti in più al mese, si forniscono soldi all'industria delle armi, non si tassano i profitti delle grandi imprese che hanno accumulato un sacco di soldi in questi anni. Questo è il governo Meloni, Robin Hood al contrario, toglie ai poveri per dare ai ricchi. Noi siamo qui davanti all'INPS per chiedere spiegazione, per chiedere certezza. Siamo alla cronaca, sì, l'ho ucciso, gli ho fatto del male, non so dirvi perché, le sole parole del ventenne custode, reo confesso del delitto al vulcano Buono di Nola, a perdere la vita un 28enne di Acerra, la lite scoppiata per futili motivi, la sostituzione di uno pneumatico. Una gomma bucata, un aiuto richiesto e rifiutato. Sarebbero stati questi i motivi per cui nel tardo pomeriggio di sabato un 28enne di Acerra, Domenico Esposito, sarebbe stato accoltellato da un vigilante addetto alla sorveglianza nel parcheggio del centro commerciale Vulcano Buono di Nola, nell'estrema periferia di Napoli. Secondo quanto immediatamente ricostruito dagli agenti del locale commissariato intervenuti sul posto in seguito a una segnalazione di persona gravemente ferita, tra la vittima e il suo aggressore appena ventenne sarebbe nata una lite a causa del rifiuto di quest'ultimo ad aiutare il 28enne a cambiare uno pneumatico, ritrovato bucato. Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'aggressione, ma il giovane vigilante avrebbe estratto la lama e colpito con alcuni fendenti Esposito. Inutile per lui la corsa in ospedale, a essergli fatale probabilmente la ferita riportata al petto. Il centro commerciale, dalla sua, ha fatto sapere di essersi messo a disposizione delle autorità, consegnando i filmati di tutte le telecamere di sicurezza installate nelle aree di parcheggio, nella speranza di agevolare il processo di chiarimento di quanto accaduto nel settore Ischia dei parcheggi del Vulcano Buono. Interrogato dai poliziotti, infine, il ventenne è stato arrestato e dovrà rispondere delle accuse di omicidio aggravato dai futili motivi e dall'utilizzo dell'arma. Dalla benzina alle vacanze, ai voli nazionali, l'estate rovente dei prezzi che continuano ad aumentare, tempi duri anche per chi resta a casa, borse della spesa più leggere ma più costose. La pasta costa il 6% in più rispetto allo scorso anno, di questi tempi frutta e verdura alle stelle per il maltempo. Salgono le temperature in questa estate rovente, ma a creare più preoccupazione è la risalita dei prezzi in generale. Si parte dal caro benzina, con il gasolio di nuovo alle stelle, anche se la settimana si è chiusa con valori medi riportati dal Ministero a 1,89 per il greggio al litro e 1,74 per il gasolio. Da oggi entra in vigore l'obbligo di esposizione del cartello, che dovrà contenere anche il prezzo medio regionale o nazionale se in autostrada, ma sono tante altre le voci di costo per gli italiani che stanno salendo, i rincari soprattutto sui voli domestici e i pacchetti turistici nazionali.
Un aumento dei voli del 40% rispetto al 2022 con vette superiori al 70%, in particolare verso le isole, con la difesa da parte delle compagnie aeree che tirano in ballo appunto il caro carosene. Anche l'inflazione pesa sul settore delle vacanze, salgono i pacchetti vacanze e gli alloggi, un problema di inflazione che tocca tutti. Ma la vita costa più caro anche se stai a casa, con un più 11% su anno. Gli alimenti e bevande analcoliche sono la categoria che rincara di più in base alla tabella Istat dei prezzi al consumo di giugno 2023. Il piatto italiano per eccellenza, la pasta, da giugno 2022 a giugno di quest'anno costa il 6% in più secondo dati di Altriconsumo. Ma se si guarda il 2021, il rincaro schizza al 32%. Rincari su frutta e verdura, i prezzi aumentano tra il 7,8% e il 17,4%, aumenti dovuti al maltempo che ha devastato interi raccolti di frutta e ortaggi. Secondo la Coldiretti, i prezzi si triplicano dal produttore al consumatore. E dai rincari alla sanità in Campania, tra prestazioni pubbliche e private in sanità sproporzioni eclatanti, il governatore ce l'ha con alcuni manager da lui scelti per mancati controlli, rinuncia alle cure destinate ad aumentare. La grave sproporzione tra prestazioni sanitarie erogate in regime pubblico e in intramenia continua a far discutere. Dopo la pubblicazione dei dati che evidenziano il disastro in Campania, il sindacato ha chiesto la convocazione urgente di un'audizione in commissione regionale. I numeri aiutano a capire il fenomeno. Al Cardarelli, ad esempio, in 12 mesi sono state 112 le visite ortopediche effettuate in regime pubblico, 1.255 quelle tramite attività libero professionale in intramenia. E se 10 volte in più sembra davvero tanto, all'ospedale dei Colli, a fare da contraltare a 111 ecografie dell'apparato urinario, c'è il numero 0 alla casella prestazioni del servizio pubblico. Al Moscati di Avellino 7 visite cardiologiche nel pubblico e 979 in intramenia. Al Ruggi di Salerno su 91 ecografie in ostetricia tramite Servizio Sanitario Nazionale, quelle in intramenia sono state più del triplo, 329. Il Nursind ha chiesto un incontro urgente ai vertici della sanità campana. Cittadinanza Attiva, che ha effettuato la richiesta d'accesso agli atti, verrà ricevuta nei prossimi giorni dalla Direzione per la Tutela della Salute per una disamina approfondita, anche perché molte aziende avrebbero recuperato rispetto ai numeri nefasti del 2022. La conferma è nel blocco dell'intramenia operato in molti reparti. La stragrande maggioranza delle aziende sanitarie non è ancora in regola. A vantaggio del privato, al di là dell'interrogativo senza risposta, corre voce a Santa Lucia che il governatore De Luca sia andato su tutte le furie contro i manager da egli stesso nominati da un apposito elenco di aventi competenze per l'incapacità di controllo. De Luca pentito nelle scelte? Anche questo è un interrogativo. Resta la sproporzione enorme tra pubblico e privato nella sanità campana, un problema di sistema. Non è ovviamente l'intramenia il male della sanità regionale malata, anzi spesso è stata la via d'uscita alle eterne attese, a scapito però di chi non può consentirsi cure, numero questo destinato ad aumentare. Ieri si è riunito il neocostituito Comitato Centro Storico di Pozzuoli per discutere dello sgombero operato dal Comune di alcuni edifici che ha messo fuori casa 20 famiglie. L'imminente pericolo, ravvisato dai Vigili del Fuoco lo scorso 29 luglio e ratificato dall'ordinanza comunale, riguarda un presunto cedimento di alcuni edifici in muratura nel centro storico. Questo presunto cedimento è sotto gli occhi dell'amministrazione degli ultimi mesi del 2022, ma con pregressi sgomberi che risalgono addirittura al 2019. Dopo sollecitazioni dei proprietari e conseguenti riparazioni della pubblica fogna e della rete idrica da parte del Comune nel tratto di Corso Garibaldi, oggi interessato dall'ordinanza di sgombero, sembra che nulla sia cambiato. Il Comitato ha chiesto quindi con forza all'amministrazione di intervenire con una campagna di scavi, di diagnostica nelle prossime ore al fine di scongiurare crolli e danni irreparabili. Il Comitato promette battaglia già da subito con azioni legali a interessamento di enti sovraordinati nel caso non vi fossero immediate operative risposte da parte dell'amministrazione.
Drammatico frontale sulla Sorrentina tra uno scooter guidato da un 42enne ed un SUV con a bordo due giovani. L'uomo è stato sbalzato dal mezzo ed è morto sul colpo. I due giovani sono rimasti illesi. Ferita una ragazza di 16 anni in strada, forse colpita dal corpo del 42enne. Ancora strade insanguinate in Campania, un rocambolesco e tragico incidente stradale si è verificato questa notte a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Il bilancio è di una vittima, un uomo di 42 anni e di una ragazzina di 16 anni rimasta ferita. Poco prima delle 3 sulla strada statale Sorrentina, uno scooter e un SUV si sono scontrati frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio il conducente dello scooter, che purtroppo è deceduto sul colpo a causa dell'impatto. Illesi invece le due persone a bordo del SUV, un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 18. Nello scontro è rimasta ferita anche una ragazzina di 16 anni. Da una prima ricostruzione, la minore sarebbe stata investita dal corpo del 42enne sbalzato dalla sella dello scooter mentre si trovava in strada in attesa di mangiare qualcosa davanti a un furgone che vendeva panini. Per lei una ferita lacero contusa alla testa. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia e quelli della locale stazione, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro, mentre la salma del 42enne è stata messa a disposizione della competente autorità giudiziaria, che ne ha disposto l'autopsia. Molo Beverello, lunghe file agli imbarchi per le isole. Gruppi di stranieri e turisti italiani si mettono in coda per acquistare i biglietti. L'autorità portuale, per cercare di mitigare gli effetti del caldo e dell'afa, ha pensato ad un erogatore automatico di acqua nebulizzata per rinfrescare gli utenti in attesa. È stato un altro weekend complicato per i turisti che volevano raggiungere le isole del Golfo di Napoli. Imbarchi presi d'assalto al molo Beverello, dove code interminabili hanno complicato le operazioni di imbarco verso Capri, Procida e Ischia, isole che contano un'occupazione alberghiera prossima al 90%. Molte corse di aliscafi erano già sold out, ma molte persone hanno voluto comunque tentare. Il porto è ancora in larga parte interessato da cantieri e tutto ciò non favorisce il deflusso corretto dei passeggeri. Ma gli imbarchi c'è una novità. L'autorità portuale, per cercare di mitigare gli effetti delle temperature alte delle ultime settimane, ha pensato ad un erogatore automatico di acqua nebulizzata per rinfrescare gli utenti in attesa. Intanto continuano gli arrivi massicci dei crocieristi. Sabato 2 le navi da crociera ormeggiate in porto, più mega veliero messicano. Una situazione che si prevede ancora più calda nei prossimi giorni con l'arrivo di agosto ed un ulteriore arrivo di turisti. L'assessore al turismo e alle attività produttive di Palazzo San Giacomo, Teresa Armato, ha dichiarato che entro fine anno saranno arrivati a Napoli 2 milioni di visitatori in più rispetto al 2022, che per migliorare l'accoglienza servono anche gli investimenti dei privati. Dal 1 agosto ritornano le targhe alterne in Costiera Amalfitana. Il provvedimento sarà in vigore fino al 30 settembre e sarà attivo tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18. Con queste modalità, nei giorni con data dispari, transito vietato per le targhe con ultima cifra numerica dispari, nei giorni con data pari, transito vietato per le targhe con ultima cifra numerica pari. Lo rende noto il comune di Amalfi, esclusi i residenti dei 14 comuni amalfitani, i veicoli per i disabili e di pubblico servizio, inclusi nella deroga anche i turisti che alloggiano negli alberghi muniti di regolare prenotazione per gli spostamenti di arrivi e partenze. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco restate con noi. Ben ritrovati per la seconda parte del telegiornale. I prossimi passi per Bagnoli saranno l'avvio delle operazioni di bonifica per i due maxi lotti aggiudicati e finanziati. Lo ha specificato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. I lavori dovrebbero partire entro la fine del 2023, così completeremo le bonifiche a terra. Proseguono anche in queste giornate roventi la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana per il rilancio di Bagnoli. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in qualità di commissario straordinario di governo, fa il punto a margine della presentazione della rassegna estiva Restate a Napoli sui passaggi previsti per il programma delle bonifiche nel sito dell'area ovest del capoluogo campano e promette a fine anno al via le bonifiche a terra. Ascoltiamo. Il prossimo passo per Bagnoli è l'avvio delle
operazioni di bonifica nei due grandi maxilotti che sono stati aggiudicati e che, nei quali per il fine anno dovrebbero partire i lavori, che significa il completamento delle bonifiche a terra. Poi noi siamo in attesa dei risultati di una serie di campi sperimentali e di indagini che si stanno facendo a mare. Infatti voi potete vedere che c'è una piattaforma a mare che sta facendo una serie di prove di bonifica, di capping, perché insomma è un'operazione di bonifica abbastanza complicata. Appena avremo quei risultati decideremo anche tutto il tema delle bonifiche a mare. Ovviamente su quella abbiamo bisogno anche di risorse che oggi non sono disponibili, perché le risorse che sono state già stanziate dai governi precedenti consentono solo il completamento delle bonifiche a terra. Quindi abbiamo bisogno di risorse per le bonifiche a mare e per la realizzazione delle infrastrutture. Nella zona rossa del centro storico di Napoli non si potranno aprire nuovi ristoranti e bar nei prossimi 3 anni. La mappa dell'area vincolata include il centro storico, quartieri spagnoli, Chiaia e Vomero, napoletani divisi sulla scelta del comune. Per 3 anni non potranno essere aperte nel centro storico di Napoli, nel perimetro di tutela dell'UNESCO, nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande. Le famigerate sprizzerie, pizzetterie e affini che da alcuni anni pullulano nelle strade cittadine. Lo ha stabilito il Comune di Napoli con una delibera che si fa particolarmente stringente per San Gregorio Armeno, la strada dei pastori. Qui non potrà aprire nessuna attività che non sia una bottega artigiana di pastori per presepi. Ci siamo andati per sentire cosa ne pensano i napoletani. Certo che sono d'accordo, va benissimo, dovrebbe essere... Sì, perché è pieno, ormai non ci sono più, ormai questa è una strada, sono tutti bar, ristoranti, friggitorie. Stranzate, perché il lavoro vale per tutto, non è che è solo una cosa. Il lavoro è questo, è questo. Allora, o bar non lavora perché quello viene a collega, viene quello e quello, no. È una giusta decisione. Ma pugno duro non si tratta neanche pugno duro, si tratta proprio di far risorgere il centro storico, perché ormai è diventato un fast food a cielo aperto. Siamo troppo intasati. Quindi bisogna regolarizzare un pochettino la cosa anche con i tavoli e tutte queste cose che insomma danno fastidio ai turisti. Stanno troppe, che c'è? È sempre una vendita, è sempre un lavoro. Più lavoro sta e più lavoro c'è. Qua a Napoli purtroppo è così, un aiuto fatto da parte dello Stato, che tu non pagavi il suolo pubblico, hanno preso, come si dice, il dito con tutta la mano. Va bene, le parti più strette, la logica dei tavolini. Caro sindaco, io non sono nessuno per dire questa cosa, però le vorrei dire questo. Lei deve scendere per strada e vedere i problemi del popolo napoletano. Ci sarà il problema che il comune dovrà affrontare con le persone che vogliono aprire l'attività per cui hanno imparato un mestiere, perché comunque anche il pizzaiolo è un artigiano e se vuole lavorare su una zona tu glielo stai impedendo. Vabbè, come troppi bar, ma purtroppo sono bar che ovviamente queste fanno, ognuno fanno le cose che meritano di farlo. Il caldo torrido, ma l'acqua è poca. C'è un piano di riattivazione per le fontane a Napoli già messo in campo dal Comune, da ABC, eppure allo stato attuale nelle cose funziona meno della metà delle fontanine delle fontane napoletane. Con il mese di luglio ormai quasi alle spalle e il mese di agosto che bussa alle porte, le prime 3 settimane del 7° mese sono state le più calde mai registrate. Il mese è sulla buona strada per essere ricordato come il più caldo, almeno negli ultimi 15 anni. A Napoli una delle problematiche legate ai mesi della bella stagione è sicuramente la questione fontane, in diverse zone non funzionanti. In realtà il fenomeno interessa quasi tutte le fontane della città, per le quali non si fa manutenzione da 15 anni, da quando nel periodo che va dal 2000 al 2005, durante l'amministrazione guidata dal sindaco Rosa Russo Iervolino, la direzione del servizio ambiente e dell'assessorato all'ambiente al Comune di Napoli portò a conclusione la revisione di 40 fontane. Attualmente da qualche settimana è stato messo in campo il piano di riattivazione per le fontane in città, con la collaborazione dell'ente Acqua Bene Comune. La rimessa in sesto procede, insomma, ma intanto i turisti sono costretti ai selfie tra le fontane
fontane monumentali a secco, come quella del Nettuno in Piazza Municipio, Monte Oliveto, Piazza San Nazaro, Largo Sermoneta o quella dei Leoni in Villa Comunale. Fortunatamente la fontana del Carciofo, voluta da Achille Lauro nel periodo della sua giunta comunale tra il 1952 e il 1956, è restaurata nel 2015 e in funzione. L'auspicio è sicuramente quello di ammirare splendidi zampilli anche per le altre storiche fontane partenopee in preda alla secca. Ed ora la nostra bacheca. Il comune di Santo Stefano del Sole e Confimprenditori di Avellino organizzano per giovedì 10 e venerdì 11 agosto in Piazza del Sole la manifestazione Santo Stefano Incontra 2023. Storie di imprese, cultura, sport e musica. Il programma di quest'anno prevede per giovedì 10 agosto alle ore 21 il concerto di Alberto Bertoli e dei Giullari. Venerdì 11 agosto alle 21 il concerto dei 6 ottavi, tributo a Rino Gaetano. Sarà presente tra gli altri il vicepresidente nazionale di Confimprenditori e sindaco di Santo Stefano del Sole, Gerardo Santoli. Da parte mia è tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio allo sport, arrivederci.